Ogni volta non voglio più chiamarla così, sta per iniziare la scuola, abbiamo bisogno degli orari giusti. Lucy, Lucy è pronto a tavola, dai, smettila di giocare col cane, andiamo a mangiare, su. Dai, altri 5 minuti, stiamo finendo le acrobazie. Lucy, riprendi a giocare con Copernico dopo, su, dai, si fredda. Ho preparato il ramen, ti piace così tanto. Allora, ho cercato di farlo il più fedele possibile. Ci sono le uova, la carne, le verdurine, il brodino. Dai, Anthony, non sei felice? Non mi sembri felice, sarò sincera. Uffa, però è buono il ramen. Ecco, tutti seduti. Chissà se prima o poi andremo in Giappone. Beh, come si dice Itadakimasu? Giusto? Vuol dire buon appetito? È così che si dice? Mi dispiace solo che il Giappone è tipo 12 ore di aereo distante. Comunque, ottimo, ora io sono sazia. Quando avete finito potete mettere tutto in cucina, io vado a posarlo ora. Mamma mia, Lucy, ti sei dimenticata di nuovo la porta aperta, te l'ho detto, il cane scappa se fai così. Ora posso andare? Sì, dai, su, appoggia il piatto, vieni qua in cucina. Ecco qua, perfetto, ok, mi raccomando non sdraiarti ancora, digerisci. Io mi preparo tutto e lavati i denti soprattutto. Raghi, ogni volta Lucy si dimentica questa porta aperta e io ho l'aria condizionata accesa e tutto il resto. Copernico? Copernico? Piccolino? Tesoro della mamma, dove sei? Copernichino? È l'ora della pappa! Magari mi sto confondendo, non è in giardino. Hai visto Copernico, Anthony? Copernico, non è entrato insieme a Lucy? Onestamente non lo so, mi sono dimenticata di controllare. Aspetta. Lucy? Aspetta, credo sia in camera sua. Lucy, tesoro, dove sei? Ti dovevo chiedere, ma Copernico è entrato con te? Ti sei preoccupata? Cioè, nel senso, hai badato se è entrato in casa oppure no? Diciamo che ho fatto di corsa per prendere il ramen. Oh, ho capito. Senti, vai a controllare in camera tua se vedi Copernico qua al primo piano. Io devo andare a vedere un attimo le altre stanze. No, ma queste sono stanze chiuse. Copernico! Oh, santo cielo. Raga, abbiamo perso il cane. Oddio. Copernico, dai, su, vieni fuori. Ti do la pappina. Aspetta, allora, preparo la sua pappa. Magari, è qui nei dintorni, semplicemente. Oh, che cane carino. Eppure mi sembrava di averti già visto. Chissà. Copernico! Tesoro, dove sei, cucciolino? C'è la pappa! Andiamo a mangiare! Copernico! L'ho cercato per tutto il cortile, l'ho cercato per tutta la casa. Anthony, tu hai trovato nulla, hai visto nulla? Non vedo niente io qua. A parte che credo che siano al contrario, comunque. È colpa mia, dovevo controllare Lucy, dovevo controllare che non lasciasse la porta aperta. Non si sarebbe mai alato. Dovevo insegnargli meglio, magari, di stare dentro casa, non uscire. Oh, Gesù, che cosa gli può essere successo? Si è allontanato. Che facciamo? Ormai è pure notte. E se qualcuno lo schiaccia in strada? Sì, ma è inutile piangere sul latte versato. E poi, scusa, era anche responsabilità tua. Dobbiamo cercarlo. Ok, dammi una mano. Allora, non possiamo lasciare sola Lucy. Senti, che facciamo? Non la voglio nemmeno svegliare. Facciamo una cosa, chiudiamo bene tutte le porte. Praticamente Lucy tanto al telefono. Noi andremo giusto alla casa dei vicini, ok? Se invece non si trova nemmeno lì, beh, starai tu a casa. Io vado a cercare mio figlio Copernico. Me ne frega niente. Per me è come perdere un membro della famiglia. E lui si è perso. Io non posso restare col pensiero che lui sia fuori di casa e stia male al freddo. Speriamo che sia in casa e che mi risponda. Ho provato a suonare. Non mi ha risposto nessuno. Magari non mi ha sentito. Funziona questo campanello, signore? Gesù, suona tu, suona tu, suona tu. Ehi, c'è qualcuno? Suona tu. Non mi funziona il campanello. Ok, fammi controllare dalle finestre. E questo qua si è dimenticato le luci accese, ma non è a casa. Anthony, io credo che sia andato in città il cane. Non posso restare. Non posso restare a passare la notte così in queste condizioni. Facciamo che tu stai a casa, ok? E io provo a prendere la macchina e andare a cercarlo. Senti, c'è un'altra casa giù, magari possiamo provare lì. Oh, dici quei due vicini? Ok, giusto 5 minuti. Non voglio che Lucy rimanga da sola più di 2 minuti, va bene? Vai suonare me, vediamo un attimo se. Ok. Allora, pure qua ci sono le luci accese. Oh, santo cielo! Meno male. Salve, salve, buonasera, mi scusi, sono la signora che abita sopra la montagna da quella parte. Cosa succede? Ecco, vede, noi stasera abbiamo perso un cucciolo di cane. È praticamente marroncino, ha dei peletti sul collo bianchi. Non so se l'ha visto. Mi dispiace. Sembra proprio quel cane che ho visto oggi. L'ha visto oggi? Dove è andato?
dove si dirigeva, lo so, non ha avvisato nessuno. Allora è venuto qui, ha annusato le scale ed è andato verso il ponte, sì. Beh, verso il ponte, quindi verso la città, non è vero? Sì, credo di sì. Buonanotte! Aspetti! Beh, da lei non avremo più nulla. Anthony, senti, vai a casa. Non so cosa fare. In città, lo sai che qui su Barry in questo momento non sono visti così tanto bene gli animali, no? Su Barry c'è una calappia cane che va per tutta la città a raccogliere tutti i cani che trova, ovviamente. Non è che va a rubarli nelle case. In questo momento Copernico è uno di quelli. Una volta che li prende, sono suoi ed è difficilissimo averli indietro. Anche perché il posto è pieno di cani dietro le sbarre. E dicono che molti di loro vengano soppressi. E io non voglio che succeda una cosa del genere a Copernico. Il nostro cane fa parte della nostra famiglia. Non se ne parla, io farò di tutto pur di trovarlo. Oh, quei poveri cagnolini. Sì, lo so, anche io voglio trovarlo. Ma ora è notte, sei stanca? Se ci pensi poi... La calappia cani non è mica in giro ora. Non lo so, non so se lavorano di notte questi qua. Non so quando lavorano. Puoi andare domattina presto. Col sole di giorno lo troveremo sicuramente. Va bene, Anthony, andiamo a casa. Ora mi preoccupo pure per Lucy, l'abbiamo lasciata troppo tempo da sola. Magari... Tornerà da solo domani o stasera. Comunque il giardino di casa nostra è sempre aperto, quindi... Non lo so, Anthony, non lo so. E tu che ci fai qui tutto solo, eh? So io che ti meriti. Vieni. Signore, aspetti! Quello è... Mi scusi, ma sto lavorando io. Sì, ma quello è il mio cane, ecco. Sì. Non può prenderlo se è a cura di qualcuno, no? Lo dice, insomma, le sue regole, il suo codice. Capisco. Sia più attento. O lui finisce in canile con me. Certo, è solo un birbante, non lo farà più. Ecco che se ne va. Che carino. Hai il pelo molto curato per essere un randagio. Sicuramente ti sarai perso. Mi ricordi il mio caro e vecchio Larry. Facciamo così, stanotte lo passerai con me. Appena capisco chi ti ha perso, ti riportiamo a casa, ok? Non ho chiuso proprio occhio. Ho intenzione di trovare Copernico. Qualunque cosa io debba fare, oggi sì che lo cerco. Ragazzi, Lucy, Anthony, che volete fare? Volete venire con me a cercarlo? Oppure restate a casa? Ok, sta ancora dormendo, facciamo così. Vado io da sola, quando si sveglieranno magari li chiamo. Magari non servirà nemmeno il loro aiuto. Io spero di farcela, spero di trovarlo. Povero Copernico. Chissà quanto si sente sperduto. Allora inizierò dai posti preferiti da Copernico. Allora, lui piace quando... Non lo so, andiamo al parco a vedere le persone che si allenano. Ok, vediamo se c'ho qualche indizio qui vicino. Nelle panchine? No, mi sembra tutto pulito, niente di niente. Magari, ecco, gli piace quando andiamo a fare la spesa. Ok, perché io gli do sempre dei biscottini. Quando andiamo a fare la spesa lui si comporta bene. Devo vedere se c'è qualche traccia di Copernico. Qualcosa che lui ha lasciato fuori, qualche impronta. Niente di niente, niente di niente. Magari, non lo so, che posti piacciono ai cani? Le piante, queste palme qua. Magari, non lo so. Non lo so. Allora, dei peli di Copernico. Delle cose particolari. Magari un segno che l'ha portato via la calappia cani. Aspetta, quello mi sembra la medaglietta di Copernico. Oddio, non l'ho perso. Allora è sicuramente stato preso dalla calappia cani. Eccomi qui, questa è la macchina di quel tizio del canile. Mi scusi, salve. È lei il dirigente del canile? Sto cercando la calappia cani. Ho perso il mio cane. Sono io, che vuole? Ho perso appunto il mio cane. Non è che magari l'avete messo qua nelle gabbie, l'avete preso voi. Venga, le faccio vedere quelli che abbiamo. Oh sì, certo. Mamma mia, magari è la soluzione. Oh, Copernico! Oddio, sei qui tesoro? Copernichino? Che carini. No, non c'è traccia di Copernico. Senta, ha solo questi? Veramente non ha preso altri cani? Sì, gli altri sono stati soppressi stamattina. Ah, questi? Beh, toccherà fra poco. Se il suo cane era tra quelli, non c'è più. La prossima volta stia più attenta e lo tenga con lei. Non la posso aiutare. I cani sono stati soppressi. E forse Copernico era tra loro. Non posso accettare una cosa del genere. Il mio povero Copernico. E questi poveri cagnolini. Che ho detto che verranno soppressi pure loro. No, non se ne parla, non se ne parla. Perché è una cosa del genere? Semplicemente non se ne può prendere cura lui. Trovargli una famiglia, qualcuno che li vorrà adottare. Ci sarà sicuramente su Barry. Io non posso rimanere con le mani in mano di fronte a cosa del genere. Qua ci vuole l'aiuto di Anthony. Lui sì che sa come distrarre le guardie. Arrivederci. Eccolo lì. Anthony, vai, coraggio.
Pronta? E non farti scoprire, vai, vai, su. Perché io parto? Vai, vai, vai. Ok, ok. Oh, santo cielo! Signore! Le stanno rubando il camioncino! Corro, presto! Ma che dice? Il mio camion! Sì, sì, ho visto qualcuno entrare, è una cosa incredibile! Non lo so dove è andato, credo sia andato a Brasile! Deve sbrigarsi! Ok, perfetto, perfetto, è il momento! Oh, tesorini, vi vengo a liberare io! Ok, salirete tutti nella mia macchina! Ecco qui, ecco qui! Ho un biscottino! Su, su, andiamo, andiamo! Eccoli, eccoli, perfetto! Venite qua, vai, 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 tu! Ecco qui, e l'ultimo sei tu, cucciolino! No, oh, sei così simile a Copernico, lo sai, cambia solo il tuo colore! Vieni, vieni! Ecco qua! Ora ce la dobbiamo svignare, noi non siamo mai stati qui! Oh, scusici! Mamma mia, spero che non mi abbia... Finiamocela, finiamocela! Ecco qui, allora nasconderò la macchina qua per stasera, va bene? Non posso certo farmi vedere a casa mia, mi cercherà quel tizio! Allora, è un posto dove non si vede... Devo andare dietro alle piante, ok, qui, ecco qui! Oh, possiamo stare tranquilli adesso! Venite, scendete, vi porto qui, vi lascio del cibo, vi do da mangiare... Stanotte la passeremo qua tutti assieme, va bene? Un po' di campeggio! Poi domani vi troverò finalmente una casa dove stare, venite! Cagnolini, tesori! Ecco qua, uno credo che sia voluto rimanere in macchina. Oddio. Oddio. È il suo cane. Sì, non ci posso credere, l'aveva lei tutto questo tempo. Beh, ieri sera è passato la calabria cani e... Oddio. Sì. Eh? È il suo cane? Ma sei tu! Allora, quello schifoso della calabria cani prendeva chiunque, non solo i cani randaggi. Tutto, tutto. Oh, lui sì che mi sembra amare tanto gli animali. Ah, quel tizio non interessa. Gli animali li maltratta dalla mattina alla sera. È veramente insopportabile. Lo so, dovrebbero licenziarlo. Dovrebbero mettere qualcuno come te a lavorare lì. Mi piacerebbe, ma sa com'è. Il posto è suo. In realtà, un'idea ce l'avrei. E ho abbastanza soldi da aiutare qualcuno a mantenere i cani del canile. Qualcuno di bravo. Ma mi pare giusto una telefonata. Eccolo, eccolo qui che arriva. Oh, questo schifoso, non lo sopporto più. Ehi, 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 che vuoi? Tu, quei cani, ah, ve la farò pagare. Sopprimerò i vostri cani anche se sono a casa vostra. Li sopprimerò tutti finché non rimarrà neanche un cane in città. Legge o meno, non mi importa. Ah, oh, beh, sono molto felice. Ha sentito, gente? Ho sentito tutto. Eri l'ultimo calappia cani che avevamo. Dovevi occuparti tu dei cani, non sopprimerli. No, 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 c'è un malinteso. Mi hanno, mi hanno rubato il furgone. Mi hanno rubato il furgone, ma il furgone è qua. No, prima. Basta, scuse. Già dobbiamo trovare uno per rimpiazzarti. Non creare altri problemi. Non potete arrestarmi. Il canile chiuderà. In realtà noi abbiamo un'idea per non far chiudere il canile. Ecco, io vorrei dare dei fondi al canile. Però credo che la persona adatta a prendersi cura dei cani sia proprio lui. Io? Sì. Beh, non hai un lavoro. Salveresti i cani e salveremo te. Beh, finché ha da garantire dei fondi può farlo. Certo. Sicuramente non lascerò che questi cani muoiano di fame. O muoiano. Grazie per averlo smascherato. Starà un gran periodo in carcere. Oh, senti, io ti auguro tutto il bene del mondo. Ci rivedremo presto per parlare del canile, eccetera. Ma ho voglia di godermi un po' il mio tenero cagnolino. Oh, quanto ti voglio bene, Copernico. E ora ti portiamo a casa.